pomeriggio, ritorniamo anche questa settimana con Spazio Salute, oggi per parlarvi di una serie di cause, una serie di patologie, di disturbi che possono determinare l'insuccesso di una gravidanza. Parliamo di poliabortività e lo facciamo in compagnia del dottor Natale Chanamé, primario di ostetricia e ginecologia in Casa Sollievo della Sofferenza. Benvenuto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, dottoressa Di Maggio. Ho riassunto il tema del giorno, l'argomento, appunto la poliabortività, dicendo, semplificando, dicendo che ci possono essere una serie di cause che possono determinare l'insuccesso delle gravidanze. A lei ovviamente il compito di spiegarci bene nel dettaglio di cosa stiamo parlando, che cos'è la poliabortività. La poliabortività praticamente è una serie di insuccessi gravidici che naturalmente possono riconoscere svariate cause. Le cause possono essere, come abbiamo detto, di vario tipo, possono riguardare cause anatomiche, quindi fattori anatomici malformativi uterini, cause infettive, possono essere cause disendocrine oppure trombofiliche tipo congenite oppure acquisite, possono riguardare problemi autoimmunitari e alloimmunitari, quindi come dire, abbraccia molti campi la poliabortività in quanto riconosce appunto svariate cause. Quanto è frequente? Quanto è diffusa? È un'evenienza abbastanza frequente e addirittura se parliamo di gravidanze biochimiche, quelle che vengono diagnosticate con la semplice esecuzione del test della beta HCG e che noi non vediamo ancora ecograficamente realizzarsi in utero, in quelle situazioni che praticamente corrispondono alla terza, quarta settimana circa di gravidanza, e noi parliamo di settimane partendo dal primo giorno dell'ultima mestruazione, bene, sono, come dire, la poliabortività in queste condizioni ha una incidenza estremamente elevata. Secondo alcune casistiche addirittura può verificarsi nel 50% circa dei casi, quindi parliamo di numeri molto molto alti. Naturalmente i numeri cambiano in rapporto poi all'epoca della gravidanza, in rapporto alle varie eziologie. Questo per tradurlo in un linguaggio per i non addetti ai lavori, nello specifico che cosa significa? Nello specifico significa che se noi abbiamo all'incirca 1000 parti l'anno, probabilmente abbiamo perso altre 1000 gravidanze in una fase estremamente precoce. Quindi è un problema che compare, mi sembra di capire, lì dove appunto dovesse comparire nelle prime settimane di gravidanza. Nelle primissime settimane, praticamente prima della cadenza mestruale in sostanza, per cui se la paziente ha avuto il dubbio e sentore di essere incinta e ha fatto il test di gravidanza, ha potuto dimostrarlo. Diversamente la gravidanza si perde con l'arrivo della mestruazione e la paziente non è nemmeno a conoscenza dell'evento. Potremmo anche appunto non accorgercene, ma poi arriveremo ovviamente a capire che cosa si può fare, come dire, in maniera preventiva, se si può fare qualcosa. Mi chiedo però prima se, mi chiedo e le chiedo soprattutto se ci sono dei soggetti a rischio, se per esempio l'età può essere un fattore di rischio. Sì, ha detto bene, l'età è un fattore di rischio, infatti se noi pensiamo a questi insuccessi gravidici, la percentuale è discretamente bassa anche se, come dire, perdere una sola gravidanza è già un insuccesso, come dire, abbastanza grave per la coppia che l'ha vissuta, l'esperienza.
Però ecco, l'incidenza, se andiamo avanti negli anni, la percentuale di aborti sale e a 45 anni di età addirittura la percentuale è del 55% circa. E al di là dell'età ci sono altri fattori di rischio? Fattore di rischio, naturalmente, perché il fattore di rischio può riguardare il periodo della gravidanza e in effetti nel primo trimestre di gravidanza succede la maggior parte delle perdite gravidiche. E si aggira intorno circa all'85% nel primo trimestre di gravidanza, quindi entro la dodicesima settimana, il 15% circa succede invece nel secondo trimestre di gravidanza. E questo riflette anche, come dire, la diversità delle cause che sottintendono queste perdite gravidiche. Dottor Chanamè, ci sono dei campanelli d'allarme che possono metterci in guardia e che, come dire, possano dare la possibilità di intervenire? Certamente. Allora, quello che bisognerebbe fare quando ci troviamo con una paziente che ha avuto già insuccessi gravidici è un'attenta anamnesi che parte addirittura dalla storia familiare per valutare se ci sono state già, se ci sono stati già familiari che hanno avuto problemi di poliabortività, per scendere poi nei dati personali, quindi un'attenta anamnesi personale che deve riguardare per esempio le abitudini di vita, le abitudini alimentari, se la paziente ha fatto un'indagine ecografica ed è stata rilevata una anomalia uterina, se c'è ad esempio familiarità per diabete, se la paziente ha avuto, perché la poliabortività poi può essere primaria e secondaria e poi spiegheremo in dettaglio, se la paziente ha avuto per esempio un feto macrosoma è un soggetto a rischio di aborti, se la paziente ha avuto problemi tiroidei, se la paziente ha avuto in passato episodi trombotici. Quindi esistono varie situazioni che vanno dettagliatamente valutate perché sono tutti campanelli di allarme che ci inducono ad eseguire indagini specifiche nella speranza di poter evitare che la poliabortività si ripresenti nella stessa coppia, che la patologia si ripresenti. Poi arriveremo anche a parlare dei trattamenti a quel punto, dopo appunto una diagnosi, una corretta anamnesi, come lei ci sta spiegando. Lei faceva riferimento alla poliabortività primaria e secondaria, che differenza c'è? Certo, perché la primaria interessa la coppia che non ha mai avuto figli. La poliabortività secondaria invece è quella che si manifesta quando la paziente ha avuto già uno o più figli e poi si trova di fronte a uno o più aborti. E difatti possiamo pensare a eventi sporadici che, come dire, non ci preoccupano più di tanto, mentre l'aborto ripetuto è quando la coppia ha avuto già un secondo episodio abortivo consecutivo o aborti abituali quando la paziente ha avuto già tre o più aborti consecutivi. Questa quindi è la differenza tra primaria e secondaria. Abbiamo già anticipato precedentemente fare un'ulteriore distinzione tra gli aborti che avvengono precocemente entro la decima settimana e quelli che avvengono successivamente dalla decima alla ventiquattresima settimana. Chiarissimo, noi ci fermiamo e restituiamo la linea alla regia solo per qualche minuto e poi torniamo ancora qui per continuare a parlare dell'argomento. A fra poco.
Ritorniamo con Spazio Salute, stiamo parlando di poliabortività, lo stiamo facendo in compagnia del dottor Natale Sciannamè, primario di ostetricia e ginecologia in Casa Sollievo della Sofferenza, collegato proprio da Casa Sollievo della Sofferenza. Dottor Sciannamè, abbiamo spiegato nella prima parte che cos'è la poliabortività, quali possono essere i fattori di rischio, i soggetti a rischio, quali possono essere appunto le cause che poi determinano un insuccesso nelle gravidanze. Siamo ora alla diagnosi, come viene diagnosticata, che tipo di esami diagnostici ci sono per appunto questo tipo di problema? Bene, allora per quanto riguarda la diagnosi, è rappresentata appunto dagli eventi, dagli insuccessi che si manifestano e quindi noi dobbiamo passare alla ricerca delle cause che hanno determinato l'insuccesso gravidico. È evidente che se la paziente ha avuto già in famiglia altri componenti, il nucleo familiare, con la stessa patologia, noi dobbiamo consigliare alla paziente innanzitutto una consulenza genetica, in quanto dobbiamo andare alla ricerca di eventuali fattori genetici familiari che possono essere di per sé responsabili della condizione della poliabortività. Sappiamo benissimo che noi trasferiamo ai nostri figli il nostro patrimonio genetico, patrimonio che ci viene, come dire, passato dai genitori, per cui se nel nucleo familiare si sono verificati altri fenomeni, è bene indagare in tal senso. Ci possono essere anche dei difetti anatomici che determinano questo tipo di problema? Decisamente, decisamente. E questo spiega anche perché l'episodio abortivo si manifesta in una fase iniziale o più tardiva della gravidanza. Tra i difetti anatomici che più spesso sono causa di interruzioni tardive della gravidanza, ad esempio i setti uterini, oppure altri tipi di malformazioni uterine, quali l'utero setto, l'utero di Delfo, l'utero bicorne e quant'altro. È evidente che in alcune situazioni è possibile intervenire primariamente con una diagnostica accurata, che è una volta si appunto utilizzava anche l'isterosalpingografia, oppure semplicemente i difetti anatomici venivano scoperti accidentalmente in corso di indagine isterosalpingografica condotta per altri motivi. Più spesso l'isterosalpingografia, o quasi solamente ad oggi, viene utilizzata soltanto per i casi di sterilità, di infertilità, e però nel corso dell'esame è possibile diagnosticare le malformazioni uterine, che poi possono essere comunque trattate per evitare alla coppia in futuro di avere un insuccesso gravidico. Allora, lei ha lanciato perfettamente il servizio che andremo a vedere proprio adesso. Ci ha parlato di appunto di questo esame, che è l'isterosalpingografia, che è appunto un esame per diagnosticare eventuali casi di infertilità. Noi abbiamo chiesto nello specifico di cosa si tratta a la radiologa Maria Rosaria Mastidoro di Casa Sollievo della Sofferenza. Ascoltiamola. L'isterosalpingografia è un esame diagnostico radiologico che viene eseguito ambulatorialmente e che non necessita di alcuna anestesia. Utilizzando un mezzo di contrasto iodato, ossia una sostanza che contiene iodio e che è in grado di assorbire i raggi X, sostanza che è idrosolubile, cioè si scioglie nei liquidi e che è riassorbibile, è possibile ottenere un'immagine a stampo della cavità uterina, ossia dell'interno dell'utero, e delle tube, che sono dei condotti che mettono in comunicazione le ovaie con l'utero stesso.
Queste immagini possono essere riprodotte su radiografie che verranno scattate dal tecnico di radiologia medica su indicazione del medico radiologo durante l'esecuzione dell'esame. L'isterosalpingografia è una delle indagini che comunemente vengono eseguite in corso di accertamento per infertilità. E viene eseguita tra l'ottava e la dodicesima giornata del ciclo, quindi dopo che c'è stata la mestruazione e prima della data presumibile dell'ovulazione. Può comparire nel corso dell'esame una sintomatologia dolorosa similmestruale. Per prevenire questa sintomatologia può essere utile assumere un antispastico la sera prima e un'ora prima dell'esecuzione dell'esame sotto forma di compressa o di supposta. E questo era il servizio dedicato all'esame della isterosalpingografia. Abbiamo affidato appunto la spiegazione, la ringraziamo, alla radiologa Maria Rosaria Mastidoro, ringraziamo anche la tecnica di radiologia Filomena Lecce che ha contribuito alla realizzazione del servizio. Dottor Chanomé, torno da lei. Abbiamo ascoltato appunto la spiegazione di questo tipo di esame che lei già in qualche modo anticipava prima. È un esame che si fa nello specifico per diagnosticare l'infertilità, però poi è un esame che può anche svelarci dei difetti anatomici che possono essere tra le cause anche della poliabortività, giusto? Dice bene, esattamente così, anche se in linea di massima oggi l'indagine ecografica è abbastanza accurata, per cui questa metodica è decisamente il gold standard per lo studio e il trattamento di quelle situazioni che sono causa anatomica della poliabortività stessa. Il setto uterino viene molto bene evidenziato dalla valutazione ecografica, cioè l'ecografia transvaginale tridimensionale, ma anche altre situazioni tipo polipi endometriali, grossi polipi endometriali o miomi sottomucosi tra le possibili cause anatomiche di poliabortività, situazioni che possono essere anticipatamente trattate in modo tale da evitare insuccessi gravidici successivi. Ecco, questa è una parola chiave che voglio riprendere, trattate, trattamenti, terapie, perché adesso entriamo, come dire, a dare anche un messaggio di speranza a chi ci segue da casa, questo tipo di problemi possono essere curati, no? Certamente, problemi anatomici che possono essere curati, ma ci sono tante altre situazioni. Facevo riferimento prima ad un'attenta e accurata anamnesi. Nel caso di storia familiare di diabete, noi possiamo preventivamente richiedere alcune indagini alla donna, tipo una curva da carico. Intanto si parte da una glicemia di base, per cui se la glicemia di base mostra valori già alti, noi siamo già orientati verso questa patologia, oppure una curva da carico di glucosio che può mostrare appunto dei segnali precoci di alterato metabolismo glicemico. È evidente che in queste situazioni il trattamento dietetico adeguato, ottimale, in fase preconcezionale già può evitare di per sé l'insorgenza di un aborto. Ma nel caso di diabete è importante soprattutto perché una terapia dietetica adeguata è soprattutto necessaria non solo per il buon andamento della gravidanza, ma addirittura, siccome l'iperglicemia è causa anche di ulteriori insuccessi gravidici che sono rappresentati dalla macrosomia fetale, dalla gestosi, le malformazioni fetali stesse possono essere evitate anticipando appunto con un'adeguata dieta l'insorgenza stessa della gravidanza.
Ma il campo, come dire, è enorme perché noi possiamo intervenire in fase pregravidica in svariate situazioni, E questa tipo è, ad come esempio. dire, certamente una buona notizia, nel senso che, come lei ci sta spiegando, una corretta anamnesi, la richiesta di indagini, diciamo, successive può portare poi ad individuare tutta una serie di trattamenti, terapie adeguati che possono farci, risolvere e superare questi, ostacoli. Noi la ringraziamo, dottor Chalamet, per essere stato con noi. Il tempo a disposizione per questa puntata purtroppo termina qui. Grazie mille, dottor Chalamet. Grazie a lei, grazie per l'invito. E come sempre, grazie a tutti voi per averci seguito. Spazio Salute termina qui e vi dà appuntamento per la prossima settimana.